No! Le case a corte erano originariamente le costruzioni povere tipiche della civiltà contadina. Erano caratterizzate da un portale d'ingresso, da un giardino interno scoperto corte e da un retrostante giardinetto ortale per i bisogni della famiglia. Il cortile è l'elemento principale delle case a corte, concepito come spazio plurifunzionale, luogo di lavoro, deposito e magazzino, ricovero per gli animali da lavoro, spazio di socializzazione, di gioco e di intrattenimento. Dai, mangia! Maniciate, mangia, dai! E padre e nonni passavano il tempo libero parlando e raccontando favole, conti e culacchi. Intorno alle pareti del portale d'ingresso si appendevano filze di pomodori e serti di tabacco. Ogni corte aveva la cisterna per attingere l'acqua, la pila per il bucato, a volte il forno per cuocere il pane. Thank you.
corso che via Roma, praticamente su Piazza Municipio, si affaccia il Palazzo Baronale, ricostruito nella seconda metà del XVII secolo, su di una cinquecentesca fortezza. Ad ogni angolo ci sono dei torgioni difensivi, che alcuni sono visibili, mentre altri sono inglobati dalle costruzioni. La torre dell'orologio e il palazzo si ergono maestose sopra le case dei contadini. Tutto questo per dare importanza alla famiglia dei baroni. L'architettura del palazzo è lineare. Nella parte superiore, meglio conservata nel tempo, su un balcone ballatoio si affacciano nuove porte e finestre. La parte sottostante è quella che ha avuto più manipolazioni. L'ingresso con volta a botte è ora un cancello di fronte al quale è posto all'interno un leone in pietra accesa, stemma del paese. Tutti hanno bisogno d'amore, perché nessuno può fare a meno d'amare, anche tu se lo vuoi, basta che apri il tuo cuore. Com'è nato il gruppo? Il gruppo è nato fondamentalmente per gioco, un gruppo di amici che si trovavano a San Foca al mare, appassionati di musica di tutti i generi. Ci siamo messi così a cantare, a fare le prime cose con la chitarra, sulla spiaggia, queste cose molto d'azione cattolica, da hippie. In quel periodo è arrivato in Europa negli anni 90, arrivato 89-90, è arrivata la musica di Bob Marley ed è stata una cosa che ci ha preso subito. Abbiamo capito che potevamo cantare con questa musica nuova delle cose in dialetto, esprimerci con la nostra lingua, e per puro caso è nato per gioco un pezzo che si chiamava Tasciuta Bona. È stato sentito da un produttore bolognese che ci ha prodotto e colpo di fortuna siamo arrivati prima in classifica con questo pezzo. Sai dove arriverà la mia luce? I sono i Sound System oggi? I Sound System oggi sono sempre i soliti ragazzi, non più ragazzi, che cercano di cantare la propria terra, i problemi della propria terra, quello che è la disoccupazione, quelle che sono le ingiustizie sociali, e quello che insomma questa terra ci comunica, sia in positivo che in negativo, anche la bellezza del territorio e la preservazione, un occhio all'ambiente e uno alla musica. Cerchiamo di dare un messaggio positivo e delle emozioni, a volte ci riusciamo, a volte un po' meno, ma comunque in senso nello spirito diciamo non è molto cambiato dal 91 ad oggi. Tutti hanno bisogno d'amore, perché nessuno può fare a meno d'amare, anche tu se lo vuoi, basta che apri il tuo cuore.